Presidente, vi siete incontrati con la popolazione di Pollisciano? Ci sono novità per quanto riguarda la maggiore sicurezza per quel cimitero? Sì, dunque, dopo l'assemblea che c'è stata pubblica negli ultimi giorni, sono stato convocato dal sindaco per un comitato ristretto dei rappresentanti del comitato di Pollisciano, con cui abbiamo affrontato le tematiche degli ultimi atti vandalici. Su questo abbiamo già risposto, stiamo per partire, oltre già al servizio di vigilanza armata che è sempre stato attivo e è stato incrementato anche di giorno, non solo di notte. Entro il 20 febbraio saranno messi i cancelli automatici in tutti gli ingressi, nelle quattro ingressi che sono due pedonali, due quelli più ampi, quelli storici del cimitero di Pollisciano, oltre due illuminazioni interne al proprio distretto cimitero, monumentale del distretto cimitero, per tenerlo in maggiore sicurezza. Ecco, questi sono atti davvero insomma condannabili, perché si parla di atti vandalici nei confronti di cari estinti. Purtroppo intorno ai cimiteri accadono spesso anche furti, comunque insomma episodi spiacevoli. Voi dal punto di vista proprio del controllo, anche della videosorveglianza, siete sicuramente avanti. Ecco, dopo i vostri interventi c'è stato un calo di questi episodi? Bisogna distinguere fra i cimiteri urbani e i cimiteri extraurbani. I cimiteri extraurbani stiamo intervenendo con il posizionamento dei cancelli automatici per garantire un certo tipo di sicurezza, che è quella dell'atto vandalico. Dove l'abbiamo fatto abbiamo visto che l'atto vandalico scompare, quindi non è invogliato. Sul cimitero urbano il sistema delle 8 telecamere messe in opera ha permesso, per ora non vengono segnalati più furti o situazioni di pericolo. Non a caso l'ultimo furto che c'è stato era dentro il parcheggio fuori nell'area del cimitero, non dentro il cimitero urbano.